E siamo con la voce di Liv Tyler in Armageddon, cioè Cristina Giachero. Il film famoso, quello, no, della, del meteorite, con Bruce Willis, no? Ecco, che è un po', che è qualcosa di, il padre che si sacrifica. E c'è Liv che piange, no? Si lasciano, un videomessaggio, addio. Sì, però così. È il suo ragazzo, no? È l'attore, quello famosissimo, come si chiama? No? L'altro famoso biondo, no? Di Hollywood. Sì, lei è fidanzato, insomma. Sì, sì. Che torna a casa. Torna a casa, lui, il padre si sacrifica per il futuro. Una stupenda Liv Tyler, poi sì. Anche nel Signore degli Anelli. Sì. Prima abbiamo intervistato il Pipino del Signore degli Anelli, che è qui, e stava qui prima. E adesso, allora, Cristina, parlaci un po' di te. Allora, io, diciamo il nome, anche il cognome. Io mi chiamo Cristina Giachero, ho iniziato facendo teatro, mi sono diplomata allo Stabile di Genova, poi sono venuta a Roma. Per un po' di anni ho alternato teatro e doppiaggio, doppiando appunto serie TV, qualche film. Ho iniziato poi a fare dialoghi. Tu mi dicevi fare dialoghi, cioè il dialogista, che cos'è? Perché non è di questo settore? Vuol dire prendere il testo originale e il film originale, prevalentemente in inglese, ma io ho fatto anche tantissimi film indiani, per cui non vuol dire la indiani? Bollywood. Bollywood, sì, è molto difficile da fare. Sì, beh, immagino. E cercare di rendere, adattare al movimento delle labbra, alla nostra cultura, a rendere le battute spiritose, traducendo il suo significato, aiutando l'attore a dirle con un labiale giusto. E si chiama dialoghista. Si chiama dialoghista, sì, dialoghista. E diciamo, come sei entrata nel mondo del dialogo, del dialoghista o del cinema? Perché poi è cinema, televisione. In generale, in tutto il mondo del doppiaggio. Si fanno concorsi oppure si entra per conoscenze? Oggi ci sono tante scuole, quando ho iniziato io non c'erano, si entrava imparando. Io sono stata fortunata perché ho conosciuto in teatro mio marito, Carlo Valli, e lui mi ha insegnato i dialoghi sicuramente. E appunto ti ha portato con lui al cinema, diciamo così. Il mondo del doppiaggio, sì, sicuramente. Doppiaggio. Poi da adesso, da 4-5 anni, faccio quasi solo direzione di doppiaggio. Ogni tanto faccio ancora doppiaggio, ma prevalentemente dialoghi e direzione. Quindi la direzione del doppiaggio è una sorta di regia del, sì, doppiaggio. La scelta delle voci, una distribuzione, la scelta per cui degli attori, cercando di trovare... Che casting anche, cioè si fa un casting. Beh, sì, nel mondo del doppiaggio. Certo, perché... Ovviamente i cachet sono... Un centesimo degli attori. Assolutamente è un lavoro. Anche se, dobbiamo dire, scusami, interrompo, che a volte la voce sovrasta l'attore. A volte con le nostre voci riusciamo a fare, a ottenere ottimi meglio risultati. Dell'attore. Devo dire che in generale, almeno parlando di cinema, il livello che hanno gli americani è altissimo. In genere io mi sono spesso innamorata del produttore originale. È vero che non riusciamo spesso. Cioè, altissimo in cosa? Sono attori bravissimi. Ah, proprio gli attori? È un piacere vederli. Qual è la tua attrice preferita, attore preferita, così per fare qualche nome? Proprio il tuo riferimento, come potrei dire, se un attore, ma potrei dire dei film di cui mi sono, quindi film, regista, regia, anche non particolare. Per esempio, c'è stato un film che ho adattato anni fa e si chiamava In Bruges, e adattandolo io mi commuovevo per la bellezza, la bravura degli... Si chiama questo film? In Bruges. Di chi è? Non mi ricordo. Un film francese? Un film girato in Belgio, una città del Belgio. Bruges, in Bruges. In Bruges. E sono magari un'espressione di un attore, magari un modo di dire una frase, uno rimane folgorato e si innamora. Poi ho fatto una serie molto bella, le cose a cui più sono legata sono una serie come attrice, come doppiatrice, che era Eureka, dove doppiavo Gio Lupo, chi è appassionato della serie sa. È una serie televisiva? Televisiva. In onda su... Era in onda prima sul satellite e poi, non lo so dove l'hanno mandata, insomma prima l'ha messa in onda sul satellite comunque. E poi una serie francese che si chiamava Secrets. Comunque. Ma tu mi dicevi ti sei occupata anche di Bollywood, dei film Bollywood, ho fatto molti dialoghi per la Rai. Quindi conosci l'indiano o no? No.
No. Ma io, per esempio, anche nei film inglesi, anche se l'inglese lo conosco, non traduco il testo. Ho un traduttore. Hai un traduttore che ti aiuta, uno staff. Uno staff. Molto, un traduttore molto bravo. Per i film indiani, la Rai, lo facevo per la Rai, mi dava la traduzione fatta da indiani. Per cui, diciamo, una traduzione. Perfetto. Cioè, ma io, anche i film coreani, no? Sono molto belli. Sì, coreani, cinesi, diciamo che lì se non si ha un traduttore madrelingua si rischia di fare degli errori, solo che per esempio la traduzione dal cinese è costosissima, perché io ho parlato una volta con un traduttore, non è solo come è scritta la frase, come viene detta, l'intonazione, è complicato, molto diverso dalla nostra cultura. Sì. Va bene, allora ti ringraziamo, tu sei qui come nomination o come premiatrice? Sono qui come accompagnatrice. Accompagnatrice. Nel senso di mio marito, sì. Ti ringraziamo ancora, complimenti, ciao. Grazie, ciao.